Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In primo piano la cronaca, due auto articolati messi di traverso nei pressi del fabbricato e subito incendiati così da non permettere l'intervento delle forze dell'ordine. È stato studiato nei minimi particolari, il colpo messo a segno ieri alla sede Securitalia Ivri a San Giovanni Teatino, il bottino supera i 4 milioni di euro. Ascoltiamo Stefano Recanati. Siamo su Via Po qui a San Buceto, alle mie spalle si sta lavorando per il ripristino della viabilità, qui è il luogo dove ieri sera la banda che ha colpito l'Ivri ha posizionato un camion bruciato per bloccare proprio la circolazione. Più avanti, a meno di un chilometro, c'è la sede centrale di Securitalia Ivri. Strade tra Pescara e Chieti bloccate per impedire l'accesso alla zona dei grandi centri commerciali dove l'azienda Securitalia Ivri ha la sede. Prima dei colpi di arma da fuoco in aria, poi i banditi, come nei migliori film d'azione, sono entrati in scena dopo le 19:30 con una grossa ruspa, hanno sfondato il muro di recinzione e la parete che porta all'area di lavorazione delle banconote. Il comando di almeno 15 persone però non è riuscito a raggiungere il cavò. Fondamentale in questo caso il perfetto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia la video che l'allarme antirapina, che ha permesso di dare l'allarme in tempo reale. Camion incendiate, macchine altrettante ammaccate, incendiate, l'asse attrezzato bloccato perché giustamente anche lì pare che hanno fatto in modo di bloccare il traffico per poter cercare di organizzare per sfuggire. Una banda organizzata che ha terrorizzato il paese. A quell'ora in servizio 15 guardie giurate, 3 vigilantes hanno avuto bisogno di cure e sono stati soccorsi dall'ambulanza sul posto. Il giorno dopo alla Securitalia Ivri, bocche cucite. C'è tutto quello che c'è da verificare per sperare di riuscire a bloccare al completo questa banda che in parte pare, da come dicono, è stato, diciamo, qualcuno di loro è stato preso, altri sono fuggiti. I rapinatori, che hanno continuato a sparare anche durante l'assalto, si sono allontanati a piedi. Testimoni parlano di spari anche durante la fuga. Delle indagini si sta occupando la polizia con la squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani. Alcune persone si trovano attualmente in stato di fermo, mentre il bottino in fase di quantificazione potrebbe superare i 4 milioni di euro. È un terrore, questo mi preoccupa perché se iniziano anche qui, come purtroppo in tante altre parti della nostra bellissima nazione, ci sono queste bande organizzate, vuol dire che veramente siamo arrivati in un brutto momento, un brutto periodo. Vi mostriamo ora col supporto della regia le immagini del circuito di videosorveglianza dell'Ivri di San Buceto che state vedendo in questo momento. In questa prima fase vedete nella telecamera in alto a destra le persone arrivare, la banda arrivare in auto, compreso il mezzo pesante, la ruspa che come vedete è usato per abbattere prima una recinzione esterna nei pressi del fabbricato e poi utilizzato come ariete mentre in basso a destra state vedendo il momento in cui a un'automobile è stato dato fuoco per così da generare una sorta di barricata, impedendo alle forze dell'ordine di avvicinarsi immediatamente. E questo invece è il momento, lo vedete in alto a destra, in cui i malviventi se ne vanno portando via il bottino per ragioni di tempo. Ovviamente avete visto, abbiamo dovuto apportare dettagli, ma il tutto si è svolto in circa 5 minuti. E ora andiamo avanti con la pagina dedicata al Covid. Un bimbo di appena un mese è risultato positivo alla sottovariante Omicron 2. Si tratta del primo caso in Abruzzo. Il neonato ricoverato a Chieti è in condizioni stabili. Primo caso di Omicron 2 in Abruzzo e il contagiato è un neonato. Un bimbo di un mese è ricoverato nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Chieti, dove è stato trasferito dal pronto soccorso di Vasto. Il piccolo è sottoposto a terapia trasfusionale per via di un quadro anemico emerso dagli esami, ma non presenta né tosse né difficoltà respiratorie e le sue condizioni sono stabili. Ormai la sottovariante Omicron 2 ha una prevalenza pari al 44%.
100% ed è stata isolata nella quasi totalità delle regioni, ha commentato Diego Gazzolo, direttore del reparto dove è ricoverato il neonato. In Abruzzo si attesta al 23,6%, non è più severa della variante originale e la vaccinazione con dose booster garantisce un'alta protezione, ha aggiunto Gazzolo. Nelle ultime 24 ore complessivamente sono stati 2.269 i casi di Covid in Abruzzo, per un tasso di positività tra test antigenici e molecolari di quasi il 14%, 5 decessi e 13.702 guariti. Nella nostra regione attualmente i positivi sono 32.870, di cui 272 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia intensiva e 15, 2 in più rispetto a ieri, sono quelli in area medica. Dei casi odierni, 666 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 611 a quella di Chieti, 449 al Pescarese e 398 all'Aquilano. 25 dei contagiati provengono da fuori regione, mentre per altri 90 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Occorrono rimedi urgenti per il progetto di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, lo ha detto quest'oggi il senatore del PD Luciano D'Alfonso in conferenza stampa, e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche dei fondi statali per avviare l'iter amministrativo. Paolo Renzetti. È importante la data di inizio delle attività del cantiere della Nuova Pescara. Cantieriamo le esigenze, le risposte alla Nuova Pescara, facendo in modo che si cominci da subito a mettere al lavoro le strutture amministrative, non solo la politica, non solo i consiglieri comunali. Facciamo in modo che la provincia possa aiutare i tre comuni a cooperare e a collaborare. Facciamo in modo che Regione Abruzzo renda disponibile una figura su questo fronte, una figura che specifichi, specializzata aiuti. È possibile fare questo, lo si fa altrove, lo si può fare anche in Abruzzo rispetto a questa grande scommessa. Abbiamo fatto fare istruttoria favorevole dalla Ragioneria Generale dello Stato, da Palazzo Chigi, dal Ministero degli Interni, dal MEF, per avere 5 milioni di euro nel 2022, 5 milioni di euro nel 2023, 10 milioni di euro per ogni anno fino a fare un totale di 10 anni di convenienze economiche. Questi sono i fatti che devono indurre, facilitare, spingere, trainare, ma serve cominciare ad operare. Per arrivare dove? Dobbiamo allineare i linguaggi amministrativi dei tre comuni, i linguaggi contabili, la tecnologia, coordinare le preesistenze dei dipendenti, fare una norma nello statuto che per esempio preveda capacità di correzione laddove nei primi 10 anni verranno fuori delle difficoltà. Non arrivo a concepire Pescarexit, ma ci vogliono anche norme di salvaguardia. Il lavoro è tanto. Quando ci hanno consegnato nell'altra legislatura regionale il bisogno di fare una legge regionale, abbiamo impiegato 2 anni per pensare 2 proposte di legge, tra loro prodromiche. Poi abbiamo impiegato 2 anni per fare approvare la legge migliore e poi l'abbiamo consegnata ai 3 ordinamenti comunali per l'ordinamento della nuova città di Pescara. C'è da fare un intenso lavoro. Non sarà l'astuzia dello spostamento in avanti la panacea. C'è bisogno di cominciare a lavorare adesso. Io non mitizzo la richiesta di proroga. Do valore all'inizio del lavoro. Nel resoconto dell'attività della Guardia di Finanza nella 6ª Commissione del Senato, il Comandante Generale Zafarana ha citato l'operazione Oro Nero del Comando Provinciale di Pescara come testimonianza dell'impegno delle Fiamme Gialle nella lotta al caro carburante. Andrea Costantini. Rinnovamento dell'infrastruttura tecnologica, cooperazione internazionale e analisi di rischio sono fattori fondamentali per le moderne tecniche investigative che hanno permesso alla Guardia di Finanza di portare allo scoperto, tra le altre cose, le truffe sul caro carburante. Ne ha parlato il comandante generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Zafarana ieri nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione permanente Finanza e Tesoro presieduta dal senatore Luciano D'Alfonso, nel corso della quale è stata citata l'operazione Oro Nero condotta dal Comando Provinciale di Pescara. Un complesso sistema di raggiri che ha generato IVA evasa per 45 milioni di euro su una base imponibile di 207 milioni. Questo impegno sta dando i suoi frutti, come dimostra l'operazione Oro Nero del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara,
lo facevo cenno precedentemente, che lo scorso 16 marzo, quindi pochi giorni fa, ha disvelato l'architettura di un sistema fraudolento in cui fornitori nazionali ed europei vendevano il carburante ai distributori indipendenti ad un prezzo apparentemente allineato ai valori di mercato, ma in realtà illecitamente concorrenziale grazie all'interposizione di società cartiere. Gli indagati, attinti da un sequestro preventivo di 8 milioni di euro, viaggiavano con autocisterne piene di carburante procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali, i quali massimizzavano ulteriormente il profitto praticato, praticando prezzi elevati alla pompa. Abbiamo denunciato più di 170 soggetti coinvolti in questo disegno criminoso per frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. 45 milioni di euro che noi adesso recupereremo all'erario e recupereremo ai cittadini. Un'operazione che ha dato il là ad un controllo costante H24 sul territorio per individuare presso distributori di carburante dinamiche che facciano pensare a un meccanismo analogo di truffa e illecita concorrenza. Cambio ai vertici della Regione Abruzzo. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha individuato in Antonio Sorgi il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo in sostituzione della dimissionaria Barbara Morgante. La giunta regionale, convocata lunedì prossimo alle ore 15, provvederà ad approvare la relativa delibera. E nel giorno dello sciopero per la giustizia climatica, anche a Pescara i movimenti ambientalisti questa mattina hanno tenuto una manifestazione. Vediamo. Con lo slogan People Not Profit, oggi è tornato lo sciopero globale per la giustizia climatica e sociale indetto da Fridays for Future. Questa mattina a Pescara giovani e studenti di varie associazioni hanno partecipato al corteo cittadino che è partito da Piazza della Rinascita e è arrivato fino alla Madonnina del Porto. Tante le associazioni che hanno aderito alla manifestazione in cui è stato chiesto di accelerare e non rallentare la transizione ecologica. Abbiamo deciso di scendere in piazza anche noi da Pescara, perché sono anni che chiediamo azioni da parte dei governi e questa cosa non accade. Adesso diciamo basta, perché non è possibile. Diciamo basta al combustibile fossile, a finanziare multinazionali che utilizzano il greenwashing ma in realtà utilizzano ancora il combustibile fossile. Ci vuole effettivamente una transizione ecologica, perché oramai viviamo effettivamente all'interno della crisi climatica. Noi chiediamo anche che vengano fatte queste tematiche a scuola e nelle università, non basta la classica lezione, ma che ci siano anche degli spazi ecosostenibili. Ad esempio si può partire con i trasporti pubblici, quando gli studenti si spostano principalmente per andare a scuola nelle università attraverso i trasporti pubblici, e quindi chiediamo anche dei trasporti ecologici. E a proposito di manifestazioni, domenica a Pescara ci sarà un corteo della pace contro la guerra in Ucraina alle ore 17. I dettagli sono stati illustrati quest'oggi. Insieme all'associazione di ucraini che sono qui a Pescara vogliamo organizzare per domenica alle ore 17 una manifestazione di dire no alla guerra. No alla guerra in Ucraina, no alla guerra anche nelle altre ovviamente situazioni dove purtroppo la guerra è ancora in essere. Questa è patrocinata appunto dall'associazione culturale degli ucraini qui a Pescara, dal gruppo consigliare UDC, perché è presente, come vedete, il segretario cittadino Vincenzo Serrario Occhio e l'assessore Vinizio, che oltre a essere assessore della giunta Masci è ovviamente rappresentante dell'UDC al comune di Pescara, per cui saremo anche con i nostri delegati, con i sindaci. Abbiamo invitato anche il sindaco, il presidente del consiglio, perché ci sembrava giusto che il primo cittadino dovesse partecipare a questa iniziativa. Ci attendiamo veramente tantissima gente, abbiamo avuto e stiamo avendo risposte da ogni dove, verranno sindaci anche dalla vallata del Pescara, il delegato dell'ANCI. Insomma, sarà una bella manifestazione per dire che Pescara è presente, ed è presente anche e soprattutto per dire no alla guerra. L'UDC ha lavorato e sta lavorando per la raccolta e aiutare queste famiglie che purtroppo arrivano con i bambini e ne vediamo sempre di più. Quindi l'UDC si è impegnata dall'inizio e cercheremo fino alla fine di non lasciare soli queste persone
e quindi no ad alta voce alla guerra. Noi ci aspettiamo tanti cittadini, ma la cosa più importante è che nell'animo di questi cittadini continui quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè aiutare queste povere persone che scappano da una guerra. Le immagini che vediamo oramai sembra diventata una routine, ma lì veramente c'è tanta sofferenza, bambini che non si vedono neanche che piangono, ma che quando arrivano qua piangono, quindi bisogna ricordare le lacrime di questi bambini, che vederli ci si stringe veramente il cuore. E che ringrazio tutto il popolo italiano che è così vicino al nostro popolo e la solidarietà è grande. Grazie mille. 15 milioni di euro finanziati dal Comune per riqualificare l'area residenziale di Via Longo a Teramo. Era un intervento questo atteso da anni. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. È stato inserito in Italia tra gli 8 progetti più significativi di rigenerazione urbana per l'edilizia popolare. A deciderlo è stata l'Alta Commissione per la qualità dell'abitare e il progetto è quello presentato dal Comune di Teramo per la riqualificazione di Via Longo, un intervento atteso ormai da 20 anni e nel quale nessuno sperava più. La Commissione, che ha esaminato e valutato tutte le proposte pervenute per accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR, ha deciso inoltre di presentare gli 8 progetti davanti al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini il 13 aprile al Maxi di Roma, evidenziandone il particolare pregio architettonico e sottolineando come prospettino soluzioni in chiave integrata e sostenibile. Il valore del progetto teramano già ammesso a finanziamento è di 15 milioni di euro. L'intervento, il cui obiettivo è di creare spazi pubblici di qualità attorno ad una nuova piazza urbana, prevede la demolizione e ricostruzione di 4 degli attuali fabbricati, la ristrutturazione degli altri 2 palazzi, la creazione del collegamento pedonale al polo scolastico, la connessione ciclopedonale con il parco fluviale del Vezzola e un percorso ciclabile. Per il Comune di Teramo si è trattato di un importante riconoscimento che lo vedrà a Roma insieme ai comuni di Genova, Cuneo, Milano, Mantova, Roma, Bari e Corigliano Rossano, selezionati per i rispettivi progetti presentati a finanziamento. Progetti che portano la firma di nomi di rilevanza internazionale nel panorama dell'architettura, come Massimiliano Fuxas, progettista dell'intervento del Comune di Bari. L'appuntamento al Maxi sarà l'occasione, ha dichiarato il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, per evidenziare i punti di forza dell'intervento che finalmente dà una visione complessiva dell'area di Via Longo. L'impronta sarà sociale, con l'intero complesso che resterà di edilizia residenziale pubblica. Un ringraziamento particolare, conclude D'Alberto, va al progettista, l'architetto Paolo Desideri. La pagina della cultura prosegue presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra dell'artista pescarese Giuseppe Fiducia. Prosegue presso la Maison des Arts della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra Fiducia, straniamento e malinconia del reale, un percorso estetico nella profondità poetica dell'arte figurativa del secondo Novecento, attraverso le opere di uno dei più interessanti pittori italiani contemporanei, dallo stile unico inconfondibile. Circa 90 tra le opere più rappresentative dell'artista abruzzese sono in mostra fino al 17 aprile, anche per ricordare il suo 70° dalla nascita. Nessuno è profeta in patria, diciamo che solo la fondazione che ospita questa mostra ha avuto l'intenzione di recuperare questa storia straordinaria, perché negli anni 70 effettivamente Pescara è stato un centro di arte contemporanea conosciutissimo. Più in generale, chi era Giuseppe Fiducia? È stato un artista che ha frequentato i grandi disegnatori della scuola pescarese, Tanino Liberatore, Andrea Pazienza, e molto, diciamo, anche dell'impressione del fumetto che qui si nota in questi quadri deriva da quelle frequentazioni, e veramente ha dato una carica a questa pittura enigmatica che affascina, che prende l'osservatore. È stata una personalità davvero interessante, io credo sia ancora molto da scoprire. La Fondazione Pescara Abruzzo, in collaborazione con l'Associazione Archivio Fiducia, ha voluto rendere così omaggio ad uno degli artisti più originali della pittura figurativa contemporanea. Lui diceva più volte che non voleva essere chiamato artista, ma pittore. Perché pittore? Pittore nel senso classico,
dovuta al fatto che lui usava le tecniche, ha usato tecniche complicatissime, che erano quelle tecniche che hanno usato i grandi pittori dal Rinascimento in poi. Poi lo stile linguistico dell'artista conferma la sua originalità da tutti i punti di vista. E ora lo sport col calcio di Serie C, match inedito quello di domenica all'Adriatico per il Pescara che riceverà un Pontedera in evidente flessione di risultati, difficile il recupero di Drudi che anche oggi non si è allenato in gruppo, sta meglio Pompetti, mentre per Iacobucci si profila la prima all'Adriatico. Andrea Costantini. Allenamento pomeridiano per il Pescara al Lughetto di Febo di Silvi Marina. Penultima seduta per i biancazzurri che hanno nel mirino il match dell'Adriatico contro il Pontedera di domenica, ore 14.30. Obiettivo chiaro, prima di tutto vincere e poi attendere buone notizie dallo stadio Recchioni, dove la Fermana, che in settimana ha presentato Gabriele Baldassarri, neotecnico al posto dell'esonerato Giancarlo Riolfo, sfiderà il Cesena. L'auspicio è quello di agganciare o, nella migliore delle ipotesi, superare i romagnoli. La buona notizia del pomeriggio per Auteri è che sia Pompetti che Dursi si sono allenati. Quella meno buona è l'assenza di Drudi, che dunque dovrebbe alzare di nuovo bandiera bianca dopo il forfè precauzionale già registrato nel derby di Teramo. Con ingrosso squalificato, in salita dunque le quotazioni di Mario Gherardi, che non gioca a titolare della trasferta di Fermo e da allora è stato relegato ad un paio di apparizioni nei finali di gara con Siena e Cesena per un totale di circa 17 minuti. Sorrentino è impegnato in under 20, così tra i pali spazio a Iacobucci, che ha giocato una sola gara ad Ancona e che coronerà il sogno del debutto con la maglia biancazzurra all'Adriatico, lui che era assiduo tifoso in curva nord. A centrocampo si ripartirà dal solito trio Pompetti, Derisio, Pontisso, anche se quest'ultimo oggi non si è allenato in gruppo, ma il suo impiego non sembra in discussione. In avanti possibile ballottaggio Rauti, Clemenza con Ferrari al centro e Dursi a sinistra, assenti Chiarella e Blanuta. Di contro un Pontedera che occupa il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff, che nel girone di ritorno sta viaggiando ad una media punti leggermente inferiore rispetto alle prime 14 di andata, 18 punti contro 16, e che soprattutto ha avuto un'importante flessione negli ultimi tempi, un punto nelle ultime 4 gare. Tra i fattori che l'hanno determinato, una difesa diventata un po' più porosa e la via del gol smarrita dal bomber Magnaghi. Appena 3 gol nel girone di ritorno, non segna da 6 partite e leadership persa nella classifica dei bomber. Nell'ultima giornata c'è stato il sorpasso di Rolfini a quota 16 gol e l'aggancio a 15 del reggiano Lanini, appena dietro il cecchino biancazzurro Ferrari e un altro reggiano Zamparo. La sfida nella sfida Magnaghi-Ferrari sarà uno degli spunti principali di un match peraltro inedito all'Adriatico Cornacchia, mentre il primo episodio assoluto tra le due squadre è stata la gara d'andata del Mannucci vinta dai toscani 2-1. Il punto più basso stagionale per il Pescara e Auteri, che esattamente un girone dopo si sono rilanciati ed ora vanno all'assalto di un terzo posto prezioso in chiave playoff. A dirigere l'incontro sarà Maria Marotta di Sapri, che non ha precedenti con il Pescara, ne ha 5 con il Pontedera, che non ha mai vinto in questo campionato, 2 sconfitte in trasferta a Gubbio 3-0 e con l'Entella 1-0, nelle scorse stagioni 2 pareggi per 0-0 con Renate e Novara e un altro KO con la Pro Patria. Trasferta in terra sarda per il Teramo, che a Olbia cerca i punti che mancano alla conquista della permanenza in Lega Pro. Guidi recupera Zosmanovic ma non Pinto, ci saranno Soprano e Bernardotto che sono stati in dubbio ma saranno regolarmente arruolati. Partita complicata quella del Nespoli, che il tecnico biancorosso inquadra come crocevia determinante per il futuro del Diavolo. Ascoltiamolo. Meno partite mancano e più che ogni singolo pallone pesa di più, perché ogni squadra deve raggiungere il proprio obiettivo e le partite scarseggiano. Quindi è chiaro che dobbiamo saper leggere le situazioni di gioco, dobbiamo saper leggere l'importanza dei momenti e mi ripeto, dobbiamo continuare a fare quello che siamo riusciti a fare nelle ultime due partite, perché tanto poi il risultato passa attraverso quel tipo di prestazione, quel tipo di maniacalità con la quale abbiamo difeso, senza disdegnare che quando abbiamo la palla dobbiamo riuscire ad andare a far male agli avversari. Bisogna essere razionali e riuscire a leggere il gioco e le situazioni di gioco. Nelle ultime due partite c'è stata molta più attenzione difensiva
ma molte volte siamo mancati magari negli ultimi 30 metri nella scelta e ci ha precluso magari di vincere la partita anche col Pescara nel secondo tempo, perché se fossimo stati più lucidi in qualche scelta saremmo anche potuti andare davanti al portiere e non ci siamo andati. È chiaro che mancano poche partite e il fatto di non subire gol e continuare a mantenere solidità difensiva, questo magari ti fa neanche non perdere, e quando ormai le partite mancano è chiaro che è un tema importante. Quella chiacchierata famosa che facemmo dentro gli spogliatoi, io solo insieme ai ragazzi. I ragazzi si sono dati come un obiettivo, ma risale a dicembre, quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica, e il gruppo si dette come punto di arrivo obiettivo 45 punti. È chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati. Consapevoli del fatto che noi il nostro obiettivo poi è chiaro è la salvezza, se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno, però noi dobbiamo raggiungere la salvezza. In Serie D rinviata la partita tra Vasto Girardi e Pineto, la gara era stata anticipata domani alle ore 14:30 allo stadio di Tella, ma gli ultimi giri di tamponi hanno evidenziato dei casi di positività al Covid nel gruppo squadra molisano che hanno indotto lo stesso Vasto Girardi a chiedere e ottenere il rinvio della partita. Periodo di riposo lungo forzato per il Pineto, per il quale già ieri era stato disposto il rinvio del match infrasettimanale di mercoledì prossimo 30 marzo. Per casi di positività riscontrati nel Porto d'Ascoli, restano confermati gli altri anticipi per domani. La Vastese ospiterà all'Aragona il Tolentino in un match che si disputerà a porte chiuse. Alle 15:30 invece il Notaresco giocherà in casa del Matese, confermato per domenica. Alle 15 il cambio d'orario in Serie D che arriva con il ripristino dell'ora legale. Il derby tutto nero-verde tra Castelnuovo Vomano e Chieti. E ora gli appuntamenti della pallavolo. In A2 domenica alle ore 18 la Sicortona cercherà altri punti di salvezza sul campo del retrocesso Mondovì. In A3 la Bapineto, stessa ora, stesso giorno, sarà di scena a Bologna. In A2 femminile altro turno interno dei playout per l'Altino che ospiterà alle 16 di domenica a Lanciano il Club Italia. In B maschile entrambe sabato in casa giocheranno l'Alba contro il Pesaro alle 18, il Paglieta contro il Genzano alle 18:30. In B1 femminile la Teatina Chieti domani alle 18 sarà Iesi per un match salvezza che vale doppio. In B2 la Ceteas Montesilvano riposerà, mentre domani alle 18 il Teramo andrà a Fasano. Rinviata a Gada Pescara 3 Corridonia, Covid per 5 marchigiane. Alle 19:30 la D'Annunziana se la vedrà al Pala Elettra in uno scontro diretto per restare nella cadetteria con il Bisceglie. E un lutto purtroppo ha colpito la nostra emittente. È venuto a mancare questa mattina Leone Daqui, papà del nostro tecnico e regista Maurizio, e da parte dell'editore, del direttore generale, del direttore responsabile di TV6, di tutti noi colleghi, tecnici, giornalisti e collaboratori, le più sentite condoglianze a Maurizio e a tutta la sua famiglia. Io vi ringrazio per aver seguito questa edizione del TG6, i nostri servizi li trovate online, grazie per averci seguito, buona serata.